Oggi useremo delle spade della Madunina, come vedete qua da me, per sconfiggere l'Ender Dragon, quel cattivone. Ma purtroppo queste spade sono molto difficili da craftare, infatti non le crafteremo, ma ce le ho già. Ma non le useremo. Le useremo infatti in ordine. Questa è la meno potente, però guardate qua. La meno potente può uccidere un pollo. Wow, che robe. Ovviamente per andare a sconfiggere Ender Dragon ci servono anche altre cose. Ci serve almeno un'armatura in ferro. Quindi direi di andare ad utilizzare l'armatura in ferro. E ovviamente non utilizzeremo mai queste spade, solamente fin quando sarà strettamente necessario. Quindi dobbiamo prima di tutto andare a cercare una caverna. Ma se non vedete la mia facecam è perché purtroppo in casa mia sono distrutte tutte le luci. È meglio che non ve lo spieghi, guardate. È meglio così, fidatevi, non volete saperlo. E dove sta la caverna? La cavernona, mi serve una cavernona. Non... Allora, una caverna. Oh, qua forse. Forse qui. E no, non c'è una caverna. Allora, non dobbiamo temere con la nostra spada vampira. In teoria questa ha solo, fra virgolette, 15 di attack damage. Invece ci sono altre con 25 di attack damage. Ci sarebbe pazzesche. E poi ognuna ha delle abilità in particolare. Comunque qua ho trovato una caverna. Infatti adesso ci dobbiamo andare, anche se vedo che è tutto quanto buio. Ma non devo aver paura con questa spadona. Se vedete sono nella 1.16 purtroppo. Sì. Ma perché sta facendo sta cosa nella barra qua? Cosa sta succedendo? What? Questo è proprio strano. Ma magari ha tipo, delle abilità. Ma vediamo se tipo io faccio così. No. Ah, vedete, mi ha dato forza. Se premo, vedete, ognuno ha delle abilità, quindi come potete vedere. Ok, abbiamo messo a cuocere questi ore. E quindi adesso dobbiamo andare a vedere altre cose. Tipo, cos'è che c'è qua in questa cavernina? In teoria forse, da quanto ho capito, ci dovrebbe essere nuovi minerali, forse. A quanto ho capito, non lo so, ho messo una mod strana che non conosco nemmeno io. Non riesco. Ah, schifoso creeper. No, avete visto? Questa spada mi ha dato una forza unica. E chissà che forza mi darà questa qua con 25 di attack damage, ragazzi. Veramente wow. Posso solamente immaginare. Infatti non so davvero cosa mi potrebbe dare. Prendo altro ferro perché so che mi serve per l'armatura, ma non per altro. Poi magari forse riesco a prendere anche dei diamanti, non lo so, vediamo comunque. Ok, perfetto, posso craftarmi l'armatura. Quindi adesso me la crafto, almeno questa qua in ferro. Mi faccio i piedini e l'elmettino. Ecco qui, bene, sono contento. Adesso me li metto tutti quanti così. Ok, perfetto, sono tutto bello in ferro. Vi piaccio? Vabbè, scherzavo comunque, non dovete cringiarvi. Cioè nel senso, magari sì, magari no, non lo so. Beh, fate un po' voi, insomma. Però intanto qua dobbiamo continuare perché... qua ci sono pericoli unici e assurdi, veramente. Magari riesco a trovare anche dei diamanti, speriamo. Ti prego, mi servono dei diamantini per farmi l'armatura. Perché poi il drago, cioè, mena forte il drago, non sto scherzando. Muori, muori, via. No, mi sta facendo male. No, vabbè, scherzo, però c'è ste spade mi danno tipo i cuori d'oro, credo si chiamino. Sarebbero i cuori gialli, quelli là, insomma, della mela d'oro. Cioè, fighissimi. Cioè, sono bellissime queste spade comunque. A me piacciono troppo, troppo. E pensate che sto usando solo una. Anzi, usiamo la prossima. Che dovrebbe essere... questa si chiama Vampirical Blade. Invece questa si chiama Yeta... boh, vabbè, non ho capito. Però vediamo un attimo che cosa mi... ecco, vedete, questo è un minerale nuovo. Sì. Immaginavo. Quindi questo dovrebbe essere un Energized Galore. Che dovrebbe... come l'ho detto, tipo alla americana... vabbè, lasciamo perdere. Sembrava tipo qualcun altro, comunque, vero? Oddio, cos'è stato? Ho sentito una sorta di creeper. Pensavo fosse diamante. E comunque, scusate, ma che caspita è, seriamente? Adesso sono troppo curioso di capire cos'è questo mineralo d'oro. Dovrebbe essere un... l'alluminite. Wow. Ma... no. 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 Raga. Vieni qua allora adesso. Vieni qua. Ah, sono così malvagio. Cioè stavo letteralmente per morire. Ma poi ho preso questa cosa di Cthulhu's Hand, che dovrebbe essere tipo un dio greco. No, sto scherzando, non so se è un dio greco o meno. Però praticamente, a parte che mi ha dato Night Vision, ma raga, ma che... quali sono gli effetti che non mi ha dato? Ma stiamo scherziamo. Cioè, che figata, sono troppo contento. Wow, che figata. Adesso devo andare fuori. Ma tu cosa vuoi farmi, eh? No, però non posso usarla ancora, mi spiace. Devo usarla col drago.
Non mi spiace, lo so che volevate vederlo ancora in uso, l'ho usato solamente per salvarmi. Adesso devo usare questa qua che fa volare i zombie, che comunque è molto divertente, devo dire. Molto bene, ho mangiato anche, quindi craftiamoci l'armaturina in diamantina, che si fa così, giusto, ok. Guardate che sono anche un esperto della craftatura, perché faccio super in fretta, come ben potete vedere. Ci sono... no, però sono bravissimo, stavo per dire. Poi dopo però non mi tolgo l'armatura in ferro. Faccio un po' schifo invece. Povero me, ma perché mi tratto così? Oh, guardate! Adesso devo andare... stavo per dire, devo cadere giù. Invece no, devo salire su perché... ma che cielo stellato magico! Sembra proprio l'estate del 1990, quando io fui un ragazzino. Ma che cosa sto dicendo, raga? Ma sono ancora... cioè, nel senso, solo 19 anni... boh, non lo so, secondo me è colpa delle spade, comunque. No, vabbè, ma scusate un attimo, ma questo cielo non so se è normale, ma è bellissimo. Mi ha dato una patata lo zombie, ma dai, ma scusa, ma cosa me ne faccio? Però mi devo mettere l'effetto di night vision, perché sennò voi non vedete niente, giustamente. Quindi me lo metto immediatamente, così. Via. Dove... ho sentito qualcuno... via, schifoso, non osare mai nella vita proprio. Ok, perfetto. Adesso, comunque adesso si vede tutto quanto meglio, quindi è perfetto. Invece dobbiamo andare da un'altra parte. Dobbiamo andare a prendere il portale dell'End. Oh, che figata. Però prima vorrei provare a vivere questa notte fuori. Anche perché qui nascono un sacco di robe. Tipo, la... porca pu... non ho detto niente, raga. Non ho detto niente, però... porca vacchettona, scurreggiona, maialona. Ma avete visto? No. Vabbè, ok, va bene. Comunque sto facendo esplodere tutti, non va bene questa cosa. Passiamo alla prossima, invece. Alla spada della morte, bene. Sono contento che si chiami così. Ah, capite perché si chiama della morte? Perché ammazza letteralmente tutti. Invece che effetto mi dà questa? Mi dà forza. Infatti non capivo. Ci ho detto, ma che, cioè, mi sta prendendo per il sederone? Ma perché per il sedere? Boh, vabbè, secondo me sto impazzendo totalmente. Guardate qua. Vieni qua. Mamma mia, ragazzi, sono un forte proprio. Scrivete Dunis forte nei commenti. Dicevo, scrivete Dunis forte nei commenti prima che questo creeper mi interrompesse. Non ho capito io chi si crede di essere. Comunque, la spada della morte è la più figa di quelle che abbiamo provato ora, dico, ovviamente. Cioè, no, vabbè, ovviamente ho provato questa, ma non ancora... no, raga, io sono curioso di sapere cosa fa questa, perché questa qua dovrebbe essere la più forte. La soul roba. Quindi, cioè... gnammi, 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 molto buono. Ah, venite tutti qua, miei amici, tanto non mi fate un cazzo. Un cavoletto fritto, volevate pensare che... oh, porca miseria. Volevate pensare che io stessi per dire la parolaccia, ma no, io non dico le parolacce, solo fuori dai video. Andiamo invece, oh mio Dio, che bello questo cielo così colorato come mai si era visto in tutta la mia vita. E che triste. Invece adesso dobbiamo andare verso il portale dell'End. Allora, ho trovato il dungeon, però vorrei vedere prima di tutto cosa fa questa spada. E dovrebbe essere tipo la migliore, no? No, non fa un beato ceppo di niente. No, mi sa che la migliore forse è proprio questa qua, non vorrei dire. Oppure magari questa, vediamo un attimo. Questa qua anche mi dà un botto di robe. Tipo, guardate qua, il creeper muore in 2 secondi. Benissimo, che figata, questa mamma mi dà anche super velocità. Adesso ritorno, pam. Ok, perfetto. Allora, io direi di prendere quest'altra invece, che dovrebbe essere una delle più forti. Se non la più forte, non ho capito bene quale è la più forte. Però, secondo me, è proprio questa che sto impugnando ora, in questo preciso secondo. Che rumorone. Ma poi perché ho delle... cioè delle ali di bat, che sarebbero il pipistrello. Cioè, boh, non lo so. Vabbè, comunque andiamo, caro Ender Dragon. Tu sarai sconfitto. Quindi adesso via. Che bello. Bene, adesso... no, no, non guardiamo no, per carità divina, non guardiamo gli Endermans. Non li guardiamo mai minimamente, mai e poi mai. Allora, invece dobbiamo... sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo saltare qua sopra. Prima che facciamo qualsiasi altra cosa, finiamo di buttare tutte le spade qua sotto. Tutte le spade... invece mi rimane solo questa, ovviamente. No, no, ecco, male. Via, vai via, schifoso. Avete visto che si era lanciato addosso a me? Ma come si permette questo qua? Poi guarda, sentite quanto caspita urla. Cioè, non basta solamente che c'è già abbastanza rumore che fa l'Ender Dragon, no? Cioè, dovevi proprio arrivare tu che mi dovevi rompere i timpani. Comunque, vieni qua, Ender Dragonino. Forza, forza, vieni qua. Ok, mi do il potere super figo e vieni. No, 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 allora però... mannaggia. Allora, secondo me il potere che fa il drago... perché sto volando prima di tutto? Vabbè, non ne ho idea. Però siamo dei titani tutte e due.
Ma raga, perché sto volando seriamente? Non è normale sta cosa. Forse è levitation, mi sa. Madonna mia, gli sto facendo il sederone proprio grosso, proprio. Ma vieni qui. Vieni, vieni. Muori, muori, muori. Guardate, raga, gli stavo facendo un sacco di danno. Ma poi, seriamente, ma sto volando? Ma è normale sta roba? Ma raga, ma sto inseguendo l'Ender Dragon e lo sto ammazzando. Ma voi vi rendete conto di cosa, cioè di che scena stiamo vivendo in questo momento, vero? No, perché secondo me è difficile rendersene conto. Cioè io sto volando in survival, inseguendo il drago che mi sta anche cercando di ammazzare, ma ovviamente io ho le super abilità della spada che peraltro adesso devo scendere giù. Oh mio Dio, perché se tipo io invece adesso cadevo e morivo e... No, no, non va bene. Voi non andate bene, dovete andare via, però andate via immediatamente, via, show, ok, perfetto, grazie. Molto bene, ma posso comunque volare o no? Solo se ho le abilità, ok, perfetto, è tutto chiaro. Allora, se arrivano altri Enderman, però, mo minca, cioè, nel senso seriamente, ma basta! Allora, quanto, Mojang, questi Enderman danno fastidio nell'End, cioè, togli, non lo so, li odio, ma basta! Continuano a spawnare, sto scherzando, perché sennò poi dopo non si possono più fare le farm di Enderman, quindi in realtà teneteli. Però non qua mentre combattete il drago, sennò poi, mamma mia, che rottura di palle, oh. Cioè, vabbè, scherzo. Sono, no, guarda, ma sto continuando. No, raga, io sto continuando, cioè, incredibile. Cioè, è incredibile. Basta! Vai via! Allora, ha coperto tutto il suo portale di questa cosa ancora. No, io veramente, io non sopporto più. Cioè, allora, io ho una pazienza veramente bassa. Vieni qua, ok? Posso ucciderti, grazie. No, perché dovrei ucciderti, sai? Devo ucciderti. Vieni qua. Mannaggia, oh. Ok, perfetto, basta, io sono stufo. Adesso vieni qui, oh creatura. Non ti permettere mai. Raga, cioè, mamma mia, io ho dato una spadata in volo. E adesso tu perirai di fronte alla potenza di Dunis. Dammi tutti questi livelli che sono tutti miei. Perché ti ho sconfitto. Bene, adesso posso in realtà anche volare verso altre dimensioni. E abbiamo sconfitto l'Ender Dragon con queste spadone grosse. Lasciate like o iscrivetevi al canale o attivate la campanellina e vi compaiono altri video. Guardateli.